Una delle domande poste nei riguardi della fede e della religione in generale è che essa probabilmente mini le fondamenta stessa della razionalità. Ebbene, se noi ci confrontassimo con i nuovi atei, e dico per la precisione, non intendo io quegli atei seri, educati, gentili, ma intendo proprio quelli che hanno conseguito la laurea su Facebook. E lascio immaginare quanti ce ne sono, insomma. Ecco, secondo questi nuovi laureati atei, in realtà è la religione che evidenzierebbe una mancanza, ovvero la religione punta all'irrazionale, laddove per irrazionale loro potrebbero anche intendere tutto ciò che appunto non può essere, ecco, dimostrato dalla scienza, la quale scienza per queste persone è diventata sicuramente il nuovo idolo. Ebbene, ci viene in aiuto in questa nostra riflessione un saggio del professore John Lennox, docente ormai in pensione di Oxford, di matematica di Oxford, dell'Università di Oxford, nonché colui che ha fatto tanti dibattiti con i più grandi esponenti dell'ateismo moderno, pensiamo ad esempio a Hitchens o Dawkins, ma anche a Singer e tanti altri. Ebbene, sulla base, diciamo, di questa riflessione mi permetto di leggervi più o meno quanto, ecco, viene affermato o si afferma all'interno di questo brano. Innanzitutto, si evidenzia come sarà lo stesso Charles Darwin, il quale scriverà, cito testuali parole: "In me sorge sempre l'orrendo dubbio se le convinzioni della mente dell'uomo, che sono state sviluppate dalla mente degli animali inferiori, abbiano un qualsiasi valore o siano degne di fiducia." Questo è ciò che si può riscontrare con la lettera a William Graham, datata al 3 luglio 1881. Ebbene, nel proseguire quindi la logica ovvia, ecco, di questa affermazione, il fisico nonché teologo, poi John Polkinghorne, sostiene che ridurre gli eventi mentali alla fisica e alla chimica ne distrugge appunto il significato. In che modo? Cito testuali parole: "Perché il pensiero è sostituito da eventi neurali elettrochimici, due eventi di questo tipo non possono confrontarsi l'un l'altro in un discorso razionale. Non hanno né ragione né torto, semplicemente accadono. Il mondo dell'approccio razionale quindi scompare nell'assurda chiacchiera delle sinapsi infuocate. Francamente, non può essere giusto e nessuno di noi crede che debba essere così." Chiuse le virgolette. Ora, è chiaro che Darwin ha professato poi un agnosticismo, per così dire. Polkinghorne è comunque un teologo ed è un fisico cristiano. Però a noi quello che interessa è cercare di capire se anche altri esponenti, no, che non sono, diciamo, di parte, per così dire, possono argomentare in questa maniera. Ecco, ci viene in aiuto la citazione di un noto ateo, John Gray, il quale lui ha scritto, cito testuali parole: "L'umanesimo moderno è la fede che l'umanità possa conoscere la verità attraverso la scienza e quindi essere libera. Ma se la teoria di Darwin sulla selezione naturale è vera, questo è impossibile. La mente umana persegue il successo evolutivo, non la verità. Questo è ciò che risulta attraverso una opera che si chiama Cani di paglia, pensieri sull'uomo e altri animali, che è datato al 2017. Un altro filosofo di primo piano, che sicuramente non può essere annoverato nelle fila di quei irrazionali religiosi, e parliamo di Thomas Nagel, lui ha affermato: "Io non voglio che ci sia un Dio." Però sentite quello che lui scrive, cito testuali parole: "Ma se l'attività mentale non è di per sé soltanto fisica, non può essere pienamente spiegata dalla scienza. Il naturalismo evoluzionistico implica che non dovremmo prendere sul serio nessuna delle nostre convinzioni, compreso il quadro scientifico mondiale
dal quale il naturalismo evolutivo dipende. Questa è una citazione presa dal libro Mente e Cosmo, editrice Raffaello Cortina, 2015. Quindi, in sostanza, e per concludere, è il naturalismo, quindi l'ateismo, che mina le fondamenta stesse della razionalità, che è necessaria per costruire, comprendere o credere in qualsiasi tipo di argomento, anche un argomento scientifico. L'ateismo quindi sta cominciando ad apparire una grande illusione autocontraddittoria, ovvero una persistente falsa credenza mantenuta a fronte di forti prove contrarie. Dopodiché, ognuno di voi faccia chiaramente le sue dovute scelte e soprattutto anche riflessioni. Grazie.